questa storia del terrorismo ci deve preoccupare, però le reazioni non devono essere propagandistiche, tipo andiamo a fare la guerra in Libia, perché questa è una pagliacciata che non può fare altro che procurarci ulteriori nemicizie e rappresaglie che però colpiscono soprattutto i paesi del sud. Quindi il terrorismo va combattuto con intelligenza, anche con forza, perché l'ISIS è una formazione di barbari, però va combattuto anche cercando di capire chi sta dietro l'ISIS e soprattutto non alimentare quello scontro di civiltà e di religioni che porta alla fine della democrazia mondiale. Quindi io credo che noi dobbiamo essere forti ma anche intelligenti, cioè cercare di capire e di intervenire su quelle forze e su quei paesi che alimentano il terrorismo, che noi credo possiamo ben individuare, come ci sono dei paesi del Medio Oriente ricchissimi che si servono dell'ISIS per fare degli attacchi alla democrazia. Ripeto, lotta al terrorismo, ma non guerre di civiltà e non guerre di religioni.